Seconda edizione di Famiglie a Teatro, quattro spettacoli per grandi e piccini promossi da Arte Nato a Teatro in collaborazione con l'Associazione Culturale Noce Racconta e l'Amministrazione Comunale. Primo spettacolo domani, 8 gennaio, con la Compagnia dell'Arte che porterà in scena lo Schiaccianoci. Per il secondo anno Arte Nota Teatro ripresenta Famiglie a Teatro a Nocera Inferiore, ma credo in realtà all'Agro-Nocerino Sarnese non solo, perché anche Salerno è stata protagonista della rassegna dell'anno scorso con la Compagnia dell'Arte, che si ripropone anche quest'anno con due spettacoli insieme ad altre compagnie. Grazie all'amministrazione Torquato, a Nocera Racconta, Arte Nota Teatro riporta al Diana appunto la rassegna. Perché questa rassegna? Crediamo che puntare su degli appuntamenti che possono riunire la famiglia spendendo in qualità il proprio tempo sia una realtà importante da non sottovalutare. Vedere uno spettacolo insieme alla famiglia può stimolare tante discussioni che possono anche appunto essere favorite in qualche modo dall'arte e dalla cultura, ed è quello su cui noi principalmente puntiamo. Apriremo l'8 gennaio con lo Schiaccianoci, portato in scena dalla Compagnia dell'Arte, poi il 12 febbraio il Re Leone va in pensione, portato in scena dalla Compagnia La Mansarda di Caserta. 5 marzo Robinacca, di nuovo la Compagnia dell'Arte che si ripropone. E infine il 19 marzo chiuderemo con lo spettacolo Pinocchio Fellini, portato in scena dalla Compagnia Matuta Teatro di Sezze, in provincia di Latina. Questi quattro spettacoli perché sono stati scelti? In quanto tutti vincitori di premi per critica e pubblico, in particolare lo spettacolo Il Re Leone va in pensione ha vinto nel 2014 con questo spettacolo il Festival Teatri della Ribalta come miglior spettacolo per ragazzi. E lo spettacolo Pinocchio Fellini, che è patrocinato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, un po' il papà del burattino più famoso al mondo, ha vinto il Festival in scena a New York, che gli ha consentito di portare, sono stati invitati a portare in scena questo spettacolo a New York. Le musiche sono di Nino Rota, uno spettacolo che vale la pena veramente vedere. Per info, il botteghino del Teatro Diana dalle 18 alle 21 tutti i giorni e il numero di telefono a cui fare riferimento è 320-5591-797. Invece ad aprire lo spettacolo, il terzo spettacolo di quest'anno della rassegna, appunto a cura della Compagnia dell'Arte, che rinnova il sodalizio con Arte Nauta Teatro dopo l'anno scorso e che da anni si può dire che è stata la apripista degli spettacoli per famiglie nel territorio salernitano.